occasioni in qualche modo. Non sul gas, il petrolio e dell'uso. Io penso che dobbiamo smettere di pagare la Russia, perché con quei soldi la Russia massacra il popolo ucraino e non ci sono alternative, bisogna che gli europei trovino una soluzione perché cessi questa drammatica contraddizione. Quindi si comincia col carbone, io penso che sia solo l'inizio. Il vero tema è come noi gestiamo a casa nostra le compensazioni, perché è evidente che bisogna che queste scelte coraggiose che dovremo fare abbiano delle compensazioni, perché la nostra economia non abbia dei danni, che siano dei danni quindi possono essere compensati, perché credo che ovviamente è la Russia che deve essere colpita, non deve essere né l'Italia né l'Europa. Se lei dice che dovremmo fare l'embargo di petrolio e gas, dovremmo contestualmente prepararci anche a un razionamento energetico, perché ad oggi non abbiamo, diciamo, le risorse energetiche per sostituire il gas russo, o no? Guardi, io penso che il tema del risparmio energetico, del razionamento e della razionalizzazione delle forme di consumo energetico si ponga in prospettiva futura, a prescindere dalla vicenda dell'Ucraina. La vicenda dell'invasione russa dell'Ucraina rende più urgente una scelta che secondo me va fatta rapidamente, di una capacità di far sì che il risparmio energetico diventi una delle fondamentali scelte che sta davanti a noi. Quindi la risposta è sì, io penso che sia fondamentale che ci sia un piano per il risparmio energetico, che questo piano sia condiviso, che si riesca a far sì che tutto questo avvenga nel modo migliore possibile. Se lo si fa per bene, riesce tutto questo a essere un valore aggiunto per il nostro paese e non invece un elemento di difficoltà. Ma lei sarebbe favorevole a un embargo immediato? Favorevole a un embargo immediato su gas e petrolio? Per fermare Putin serve. Guardi, questa è una misura, è un tema complesso, nel senso che sicuramente la misura sarebbe efficace. Il punto è che grazie alle scelte che sono state fatte negli ultimi anni, noi siamo oggettivamente in una condizione che rende, diciamo, anche per noi molto gravosa la questione. Poi io non ho tutti gli elementi per valutare tutti i pro e tutti i contro, no? Però normalmente, diciamo, quando sei in un conflitto funzionano delle misure che prendi se almeno colpiscono gli altri più di quanto debbano colpire te, giusto? Perfetto. Questo elemento io non ho per valutarlo. Oggi, per come io so leggere e non sono, diciamo, il ministro competente alla materia, mi pare che la misura sarebbe molto, 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 molto aggressiva anche nei nostri stessi confronti. Quindi il tema secondo me va visto da un altro punto di vista. Quali sono le alternative? Quali sono le alternative e quali sono le risorse? Io lo dico dall'inizio. E mi pare che Fratelli d'Italia sia tragicamente l'unico partito che parla di questo. Noi siamo stati, come Italia, ed è giusto così, leali con i nostri alleati, con l'Occidente. Che cosa intende fare l'Occidente sul piano della solidarietà per aiutare le nazioni che saranno più colpite? Questo è il tema che deve porre il governo. Perché quando noi sappiamo quali sono le risorse che ci sono e quali sono le alternative, io sono in grado di dare una risposta seria a questa domanda. Oggi, se me lo chiede così, sono consapevole del fatto che l'Italia rischia di pagare tantissimo una scelta del genere per le scelte che sono state fatte in passato e che, se mi consentite, anche qui criticammo proprio sul piano del tema dell'approvvigionamento energetico, mentre tutti si stavano occupando di cose ben meno rilevanti. Il punto è se secondo lei gli italiani sono in questo momento in grado di fare dei sacrifici per togliere dei finanziamenti alla guerra. Ma il problema qui non è il sacrificio degli italiani. Se noi fermiamo le forniture di gas, fra 2 mesi, fra 3 mesi chiudono le industrie. Allora quello non è un sacrificio, quello è un suicidio. È questo il tema? Se questo è il tema ci dobbiamo riflettere. Se invece il tema è e fosse, scusate, potete, diciamo, cercare di tenere meno acceso il climatizzatore quest'estate perché ci aiutate a risparmiare un po'. Penso che, insomma, gli italiani hanno dimostrato ampiamente di essere responsabili, ma temo che il tema non sia questo, che il tema sia un tantino più complesso. Quindi, ripeto, la vicenda va presa a monte. Quali sono le alternative alle forniture della Russia? Quanto gas abbiamo di riserva che possiamo prendere da altre nazioni? In quanto tempo? E lì si fa una valutazione, diciamo, costi-benefici. Perché le cose serie si valutano così e non si valutano sugli slogan.